Asobo Studio sembra un nome uscito dal nulla alle prese col suo primo titolo. E a guardar bene è così, ma a guardare ancora meglio, il team in questione vanta un'esperienza quasi ventennale, con collaborazioni in molti progetti di rango. Adesso il developer francese ha deciso di fare sul serio e con A Plague Tale Innocence ha fatto di tutto per dimostrarlo. Uno dei periodi più controversi della storia dell'uomo è paradossalmente uno dei meno raccontati nei videogame. Il 1300, il basso medioevo del grande scisma d'Occidente, è un pessimo secolo sotto tanti punti di vista. Leggera era glaciale, carestia, inquisizione cattolica, la guerra dei cent'anni e soprattutto la peste nera. Se pensate di vivere in una brutta epoca solo perché Instagram ha cancellato il vostro account, con A Plague Tale Innocence avrete modo di rivedere le vostre convinzioni affrontando uno spaccato di mondo terribile in cui qualunque cosa congiura per vedervi morto. Amicia e Hugo, i protagonisti francesi della nostra storia, non solo sono vittime di un mondo avverso, ma anche la rappresentazione di un'umanità che cerca di sopravvivere nonostante tutto. Dopo la morte dei loro genitori, infatti, comincerà un viaggio che dovrà garantire la salvezza di entrambi, oltre che essere motivo di crescita. A Plague Tale possiede tra i suoi innumerevoli pregi quello di raccontare nella maniera più egregia due storie diverse in parallelo, con ottime cutscene che non segnano un distacco netto dalle fasi di gameplay. La quindicenne Amicia è alla ricerca della propria autoaffermazione, mentre il piccolo Derune è cresciuto isolato dal mondo esterno e si ricostruisce un'infanzia letteralmente strappata via. Emozione, stupore e magniloquenza sono tre parole che riassumono la trama del titolo, capace di toccare le corde giuste del videogiocatore, immergendolo in un mondo distante nel tempo, ma capace di far apprezzare ogni piccola conquista del genere umano. A Plague Tale è essenzialmente un gioco stealth con meccaniche classiche in cui è possibile accucciarsi e nascondersi tra la vegetazione per sfuggire alla vista dei nemici. Tutte meccaniche già viste, quindi, ma in grado di funzionare alla perfezione in un contesto inconsueto. Amicia è abile con la fionda, unica vera arma disponibile in grado di colpire mortalmente i nemici privi di elmo o di distrarli. È proprio la distrazione una dinamica chiave, a volte da sfruttare in piccoli puzzle ambientali, cercando di creare un percorso sicuro tra le ronde nemiche. Quello per cui il titolo verrà però ricordato è l'enorme e mortale orda di topi, simbolo di peste in grado di divorarci in pochi secondi. Attraverso l'utilizzo di bracieri e luci possiamo allontanare il vorace branco, che altrimenti ci ucciderà all'istante. Per proteggerci dai malvagi ambienti francesi si potrà ricorrere a un crafting molto semplificato ma adeguato al potenziamento del nostro equipaggiamento, che include la creazione di sostanze alchemiche in grado di farci avanzare nei momenti più intricati. Non si avrà però mai reale filo da torcere nell'avanzamento del gioco. Il titolo non ha l'intento di sfidare la pazienza e le meningi del giocatore, facendo della sua natura story driven il suo punto di forza. Un altro punto a favore della prima fatica di Asobo è il comparto tecnico, che sembra essersi ispirato ai dipinti del XVI e XVII secolo, mostrando scene, ambienti e paesaggi dai tratti morbidi e suggestivi. La Francia del 1300 è caratterizzata da dovere, un mondo freddo, pericoloso, in cui giustizia fa pericolosamente rima con morte. Si passa da zone in cui è possibile rilassare il ritmo ammirando un tramonto ad ambienti terribili come campi di battaglia mostrati in tutta la loro crudezza e zone desolate in cui la morte ha già fatto il suo passaggio. Il tutto è rappresentato in maniera egregia, con texture definite e con una particolare attenzione agli abiti del tempo. Meno eclatanti le animazioni facciali, un po' legnose, ma che non rovinano per nulla l'esperienza sul piano emotivo. A dare un altro colpo al nostro cuore ci pensa la colonna sonora, composta da Olivier de Rivière, che tra violini, violoncelli e contrabbasso riesce a risaltare ogni momento del gioco in maniera superlativa, anche se purtroppo poco varia. Il doppiaggio, non disponibile in italiano, è estremamente curato in inglese, ma nella lingua originale, il francese, riesce a esprimersi al meglio, trasportando con maggior carica il giocatore nelle terribili vicende della Francia medievale. Nonostante la facilità con cui si arrivi ai titoli di coda, A Plague Tale Innocence riesce nell'intento di imbastire una narrazione matura, capace di intrattenere e in qualche modo di far immergere il videogiocatore in una delle epoche più ostiche della storia umana. Il titolo d'esordio di Asobo dunque c'entra in pieno l'obiettivo, diventando un ottimo trampolino di lancio verso più grandi progetti futuri.